What's up ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nono episodio della serie di Star Wars Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio siamo stati su Illum e abbiamo ricomposto la nostra spada laser, rinascendo in qualche modo come Jedi. Adesso siamo quindi pronti per entrare nella tomba di Kujat su Datomir e andare a recuperare questo Astrium. Datomir, È arrivato il momento. Sì, ora puoi affrontare il passato. E tu affronterai Trilla? Non so se sarò mai pronta. Sai cosa devi fare per stare meglio, e io ne sono molto orgogliosa. Ho il mio cammino. Ci sono se hai bisogno. E niente, ci devono sempre essere sti Axon che rompono le palle. Ecco che arriva. Facciamolo. Mi serve aiuto. Ah, questo ammazzato e questo teoricamente dovrebbe avere meno vita. Scusa, scusa, no, non ho capito che hai detto. Ah, ecco. Ci siamo ragazzi, ci facciamo una meditata veloce e siamo finalmente pronti a recuperare questo Astrium. Entriamo finalmente nella tomba di Kujat. Maestro. Hai commesso un errore a tornare qui disarmato. Non lo sono. Pensi che basti una spada laser a fare di te un Jedi? No. Affrontarti. I ricordi che mi hanno perseguitato da Bracca. Non scapperò più da loro. Allora vediamo a quale genere di morte ti porterà il tuo coraggio. Troppo lento. Debole. Hai il potere, la risposta? Maestro, non dimenticherò mai. La perdita è diventata parte di me. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Ricorda, la tenacia rivela il cammino. Era semplice alla fine, per un Jedi non era troppo difficile da capire. Non dovremmo essere qui. Questo posto è maledetto. Non aver paura. Abbiamo un accordo. Mi hai promesso di insegnarmi la tua magia. Stiamo rivivendo la tragedia delle sorelle della notte, che a quanto pare è stata guidata da Malikos. Mie sorelle cadute. Quest'uomo potrà garantirci la nostra vendetta, ma solo se gli insegnerò la mia magia. Perdonatemi. Devo allearmi con Malikos. Ah no, scusate, ho sbagliato. Non è come ho detto io, ma piuttosto è la sorella Meyrin, quindi quella che conosciamo noi, che si è dovuta alleare con Malikos quando era ancora solo una bambina, come ci ha detto lui. E quindi ingenuamente gli ha insegnato la loro magia. Hai scelto di far male. Coraggioso, ma non saggio. Forse. Merrin, giusto? Sono Cal Kestis. Quello che ti hanno detto sui Jedi non era vero. Lo dici tu, Cal. Malikos ha detto altre cose. Taron Malikos potrà essere stato parte del mio ordine, ma adesso non so di quale sia. So solo che avere una spada laser non fa di te un Jedi. E allora cosa lo fa?
Siamo guardiani della pace. Siamo stati traditi da chi proteggevamo. Perseguitati dall'impero, io potrei essere uno degli ultimi della mia stirpe. Ero bambina quando attaccarono. Un guerriero corazzato, brandendo questa, fece a pezzi la mia gente. Si abbatté su di noi, le mie sorelle. E io sono rimasta sola, tra cadaveri. Poi è arrivato Malikos e mi promise vendetta se avessi condiviso i miei segreti con lui. So che cosa vuol dire perdere tutto. E Malikos ha sbagliato a usarlo contro di te. Non dobbiamo essere nemici. Ne avrai bisogno. Ecco che riparte. Ti tengo d'occhio. Andiamocene da qui. Quindi a quanto pare... Puoi tornare indietro? No, ci sono vite in pericolo. Quali vite? Innocenti, bambini sensibili alla forza che verranno inseguiti e uccisi. Come noi. Questi ragazzi sono cadaveri Zeff, eh? Lo erano. Quindi a quanto pare è stato effettivamente un Jedi a uccidere le sorelle della notte. O forse... Cal Kestis. Malikos. Bentornato. Allora, incominciamo? Perché quelle rovine ti interessano tanto da rischiare la vita? Potrei chiederti la stessa cosa. Lì c'è un potere che va oltre la comprensione dei Jedi. Un potere che io controllo. Potrei condividerlo con te. Non capisci? Non ho interesse nel potere. Voglio rifondare l'ordine. Vuoi rifondare l'ordine Jedi? Oh, povero sciocco. È finita! I Jedi erano finiti prima dell'epurazione. Soffocati dalla tradizione. Assordati dalle glorie passate. Accecati da una guerra infinita. Forse. Ma non è mai finita, Malikos. Ora siamo qui e possiamo imparare per ripartire dai nostri errori. I Jedi sono finiti. Non c'è futuro per loro. Come fai a non capirlo? Serve qualcosa di nuovo. Tu ed io insieme possiamo creare qualcosa di diverso. Qualcosa di meglio. No. Allora Dathomir sarà la tua tomba. Vi ho detto, ragazzi, che era un Sith. Stavo dicendo che probabilmente, se si trattava di un guerriero corazzato ad aver ucciso le sorelle della notte, magari non era proprio un Jedi. Bello sto colpo. Non mi colpirai. Scusa? No, non ho capito. Non ti cosa? Non ti... Questa spada laser che vola mi mette ansia. Colpiscimi. Volentieri. Hai sventato il mio attacco. Eh no. Oh, sei proprio veloce. E di Padawan sono più concentrato. Essere spregevole. Che errore pensare di averti al mio fianco! E adesso muori! Non hai alcun diritto né sul dato, né sulla nostra magia! Ah!
In piedi, Cal Kestis! Non è ancora la tua ora! Ah, gentilissima comunque la tipa che finalmente scende dal piedistallo e viene ad aiutarmi, eh. Niente di grave. Questi sono tutti sti sassi. Che cazzo. Vabbè. Sì, però se glielo dice basta, c'è un po', eh? Mi vuole ben altro. Ma io se glieli più tutti in bocca, sì. Ora io ho niente di vita. Se riesco a farla questo try, sono Gesù. È ufficiale. Anche se la vedo molto dura. Zitti. Siamo praticamente allo stesso livello di vita. Solo che lui è molto più forte. Potrebbe essere un dettaglio rilevante. E infatti, Dio Cristo, Dio. Ora dai, ho abbastanza vita, ce la posso fare. Non sei abbastanza potente. No, questo non lo devo prendere. Bravo, picchia. Sassi. Via. No, che questo che era? È questo che era, scusatemi. No. Ok. Dai, adesso dovrebbe essere morto. Gli faccio la combo, la wombo combo, super combo. Ovvero, lo picchi, levi lo scudo e poi fai... No, cazzo. Non sono riuscito a farla. No. Dai che devo parare. Eccolo, adesso è morto assolutamente. La wombo combo qua non mente. Contro il muro. Vai. Sì, no. Vabbè. Che succede? Come hai detto tu, Malikus, Datomi sarà la tua tomba. No. Che giaccia nell'oscurità coi suoi segreti, finché la morte non se lo prende. Perché mi hai aiutato? Per liberare Datomir da quel parassita. Amen, raga, amen, ce l'ho fatta. Non avete idea di quanto ci ho messo, è stato un'ora a uccidere sto tipo. Meditiamo subito. E adesso andiamo a prendere sto cavolo di Astrium. Tu che ci fai qui, Cal Kestis? Quelli che hanno costruito la tomba, gli Zepho, hanno anche creato un oggetto, l'Astrium. Apre una cripta su un pianeta lontano. Dentro c'è una lista di bambini sensibili alla forza nella galassia, ma anche l'impero la sta cercando. Che impero? L'impero! Lo stesso che vuole sterminare le persone sensibili alla forza per rimanere incontrastato. Allora arriverà anche su Datomir, come la guerra. Ti aiuterò a trovare l'Astrium. Vedete che comunque questo è un aspetto importante che si è visto più volte all'interno di Star Wars. Ovvero che comunque l'impero, nonostante sia l'impero, ci sono popolazioni che per quanto magari possano essere considerate meno evolute, alla fine non sono sotto il dominio dell'impero. Finalmente l'abbiamo trovato. Sì. Esiste davvero? Potrebbe essere la chiave per la prossima generazione di Jedi. Sì.
Sono felice per te e per i tuoi Jedi. Ma nulla riporterà in vita la mia gente. Sì. Dopo l'epurazione, sono stato solo per tanto tempo. Mi nascondevo, ero spaventato, temevo scoprissero chi fossi o cosa fossi. Cos'è cambiato? Un caro amico mi ha detto di andarmene e trovare il mio posto nella galassia. E tu l'hai fatto? Beh, no. Ma la vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Ora sono qui, dove meno mi aspettavo. Un sentiero da seguire. Lo seguirò con te. Davvero? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. Sono stufa di attendere. Vorrei combattere al tuo fianco. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Sì. Sì, direi di sì. Che ne pensi, BD? D'accordo. I miei compagni potrebbero avere dei dubbi, però. Beh, li convinceremo. E anche Merrin si unisce a noi, quindi. Chissà che magari non impareremo di più sul suo strano utilizzo della forza. Adesso però volevo far vedere un particolare riguardo quando sono arrivati quelle bestiacce. Non possiamo proseguire. Ora sì. Lo avevi già fatto prima. Sì, per capire come ti occupavi di Malikus. Mi mettevi alla prova? Non mi hai delusa. Congratulazioni. Dicevo, volevo farvi notare come questa sia effettivamente una tomba Zef, ma non una tomba di un singolo sacerdote, magari come poteva essere quella scorsa. Infatti qua ci sono cadaveri Zef in cenere. Posso e di qua abbiamo un fantastico. Sì, ce la faccio da solo, ma non ci vado. Abbiamo un'altra piccola cripta con qui un eco. È terribile quello che c'è stato qui. Un massacro. Lo sterminio di una razza. Un cambio di potere. Chissà chi è stato a sterminare gli Zef così. Semplicemente per un po' di potere. Io qui me ne andrei anche. Ok, torniamoci alla Mantis e vediamo come procedere. L'hai trovato. Scusa, e questa chi è? Che cosa ci fa lei qui? Ho deciso di unirmi a voi. Sir, Gris, lei è Merrin. Lei è una strega, non è vero? Una sorella della notte. Non hai motivo di temermi. Non avrei trovato l'Astrium senza di lei. Abbiamo combattuto Malikus. Mi fido di lei. E noi di te. Tu dovrai guadagnartelo. E va bene. Accomodatevi. Speriamo che non combini guai. Benvenuto a bordo. Gli piace? Io non ti capisco. Ok ragazzi, abbiamo una nuova alleata, abbiamo sconfitto Malikus, abbiamo trovato finalmente l'Astrium e direi che per questo episodio può anche essere tutto. Nel prossimo episodio torneremo su Bogano ad aprire la famosa cripta e direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo posto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.